finalmente ogni tanto arriva qualche band, i Pop Rise, rappresentati da Andrea Sartori. Sono proprio io. Che nella band cosa fai tu? Io sono cantante e seconda chitarra. Questa band è nata tanti anni fa, nel lontano 2010, ed è composta da 5 elementi. Vogliamo nominarli? Assolutamente sì, assolutamente sì. L'idea è nata da un mio carissimo amico di lunghissima data, che è Francesco Lissoni, alle tastiere, poi al quale si è aggiunto poi nella band, si è aggiunto poi il batterista Alessandro Pesta e successivamente chitarrista Matteo Fumagalli e il bassista Mattia Casartelli. Le vostre canzoni come le definisci? Di che genere sono? Ma mi sono sempre definito una band, diciamo, pop rock. Pop rock. Più portata sul pop che sul rock, anche se il rock, diciamo, che scorre nelle nostre vene, nelle vene di tutta la band, perché poi in realtà magari ascoltiamo tanta musica rock anche internazionale, certo. Le origini della musica sono rock. Sono rock. Ecco, invece parlaci dei Grey Goose Band. Allora, Grey Goose Band è un progetto parallelo ai Pop Rise. Ai Pop Rise, quindi esatto. È un'altra band, ma siete ancora gli stessi? Siamo sempre noi. Sì. Avete sempre due noi nomi. Diciamo che sono stati un po' obbligati da me a creare questa band parallela. Tributo a Cesare Cremonini, che è un artista che amo tanto. Quindi è una cover band di Cremonini. Di Cremonini, che, da quello che capisco, mi pare che di tutti gli artisti che fate, che coverizzate, sì, è quello che preferisci. Sì, diciamo, o che preferite o che preferisci tu? Che preferisco io sicuramente.